E siamo in collegamento con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo di Agropoli, Bruno Bonfrisco. Ben trovato, preside Bonfrisco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, tramite il decreto, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecco, siamo a conoscenza della chiusura delle scuole fino al 15 di marzo, ma, ovviamente, questo però è soltanto per quanto riguarda la sospensione delle attività didattiche. Il resto, insomma, del personale comunque è, a scuola che lavora. Per quanto riguarda invece le lezioni con gli alunni, so che vi state organizzando per, ecco, studiare da casa, avere delle, conferenze con i professori a scuola. Ecco, ci può spiegare come vi state organizzando, preside? Noi siamo qui stamattina insieme con lo staff in presidenza, cioè il vicepreside, ci sta l'animatore digitale, ci sta il professore addetto ai laboratori informatici, quindi ci stiamo organizzando per mettere su una circolare disposizione, un vademecum agli insegnanti per applicare la didattica cosiddetta digitale, ma non è al 100% perché noi, grazie al registro elettronico, utilizzeremo una sezione dove l'insegnante entra in comunicazione con gli alunni e gli dà degli esercizi da svolgere. E utilizzeremo, come dicevo prima, un'area del registro elettronico dove c'è lo scambio di condivisioni di materiali, per cui gli insegnanti possono utilizzare questa funzione per condividere con gli alunni attività di approfondimento, di recupero, e se è possibile anche integrare qualche unità di apprendimento nuova. Però dobbiamo fare in modo che dobbiamo raggiungere tutti i ragazzi, per cui dobbiamo stare attenti a non creare discriminazioni in questa situazione perché siamo in un momento di emergenza, a mio avviso. Siamo in ritardo in tutto questo perché dal 2016 si è rallentato sulla digitalizzazione della scuola. Oggi potevamo essere pronti, così come sono state fatte tutte gli inserimenti delle di strumenti tecnologici nella didattica. Potevamo tranquillamente gestire il tutto fin da momenti non di emergenza. Però siamo a buon punto, quindi possiamo tranquillamente operare da scuola o da casa, ognuno dalla propria casa e utilizzando il registro elettronico che abbiamo adottato 5 anni fa. Quindi, preside, praticamente ci vorrà soltanto un cellulare per far sì, insomma, che lo studente si possa mettere in contatto con l'insegnante, giusto? Ci puoi spiegare praticamente come potrebbe avvenire, ecco, lo studio da casa, a questo punto digitale? Possono fare da qualsiasi smartphone, da un PC, da un tablet, collegarsi sul sito della scuola e entrare nel registro. Utilizziamo questa funzione perché noi scuola abbiamo la certezza che tutti gli utenti, tutti i genitori hanno le password per accedere a questa strumentazione tecnologica. Quindi attraverso il registro elettronico che viene quotidianamente utilizzato già dai genitori e dei ragazzi, ecco, si può mettere in connessione lo stesso studente con l'insegnante dell'Istituto Gino Rossivairo per far sì, insomma, che si possa proseguire il programma di studi, giusto? È questo che volevi dire. Quindi non ci saranno altre app, ma si utilizzerà lo strumento, insomma, che fino ad oggi è risultato poi essere il più utile per tutti. Quindi il registro elettronico, magari attraverso una voce sul registro elettronico si potrà accedere a questa lezione digitale. Sì. Io ho la certezza che tutti gli utenti, tutte le famiglie hanno la parte per accedere a questa funzione. Va bene? E quindi è un primo punto di forza, raggiungo tutti. Poi lì gli insegnanti, ognuno per la propria disciplina, inserirà dei documenti, dei link, degli esercizi da svolgere a casa tranquillamente, senza uscire, senza venire a scuola. Ma diciamo, questo è uno strumento veloce, semplice in questo momento perché già tutti lo conoscono. Va
utilizzare in questo momento un'app o un'altra piattaforma digitale, allora prima bisogna studiarla, poi bisogna capire, andremo a creare difficoltà e perdiamo l'efficacia e l'efficienza che può essere utile in questo momento. Preside, quando sarete pronti per avviare questa procedura di studio digitale? Ci puoi dare dei tempi? Non so, la settimana prossima? Quando? No, no, 3 ore. Non ho capito, scusami, preside. Ho detto 3 ore. A 3 ore siete già operativi? Sì. Da domani gli studenti potranno già studiare sul registro elettronico con collegamento a scuola con gli insegnanti? Sì, allora il tempo di elaborare il vademecum per tutti, insegnanti, alunni, famiglie. Invito i genitori di andare sul registro elettronico, seguire sul sito della scuola, perché io sto preparando la circolare insieme agli altri operatori che hanno competenze tecnologiche più alte delle mie, e quindi pubblicata la circolare, naturalmente tutti possono incominciare ad operare. Quindi diciamo che già da oggi il sistema è operativo, proprio perché è una funzione che abbiamo sul nostro registro. Sul sito della scuola ci sta la sezione, sulla home page ci sta la sezione media. Lì già qualche anno fa avevamo incominciato a creare una nostra piattaforma con delle unità di apprendimento in digitale, delle video unità di apprendimento dove i ragazzi potevano andare e con il proprio smartphone nel tempo libero, aspettando davanti, non so che posso dire, davanti a uno studio per strada con le cuffie, possono seguire queste unità di apprendimento. Sono sempre lì, tranquillamente possono consultarle. Io voglio ringraziare tutti voi, ma voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ci supporta, voglio tranquillizzare i genitori, la scuola è pulitissima, quindi bisogna solo applicare quelle che sono le 4 regole, 5 regole minime per evitare il contagio di questo mostro invisibile. Quella è la vera terapia. Voglio chiedere agli utenti di seguire sul sito della scuola e sul registro elettronico tutte le informazioni che io riuscirò a dare in questi giorni, e speriamo di dare la massima efficienza ed efficacia all'azione didattica, in modo che i ragazzi non perdano tanto tempo di attività di studio.